inaugurata al Sant'Elia la rete di neuroriabilitazione. 10 famiglie abusive regolarizzano il contratto con lo IACP. Carenza di personale al Sant'Elia, liste d'attesa di 18 mesi. Precari ASP, aumento ore e stipendio. Ardizzone attacca Giletti e Crocetta. Dottore Vecchio, quali sono oggi le novità in neurologia? Oggi ci occuperemo di una situazione veramente innovativa e particolarmente importante in un salto di qualità nel recupero dei pazienti con ictus cerebrale. Voi sapete che l'ictus è una delle più gravi patologie che esistono, la seconda causa di morte e la prima causa di disabilità. A completamento dell'attività della stroke unit relativa alla esecuzione in urgenza della trombolisi, epifenomeno della rete stroke che noi abbiamo all'interno della nostra provincia, oggi inauguriamo il percorso riabilitativo post-stroke in acuto che ci consente di entrare in rete con altri 5 centri della regione siciliana di eccellenza e collegati all'IRCCS della Fondazione Bonino Puleo di Messina, al centro neurolesi. Questo consente di standardizzare le procedure di trattamento per i pazienti che hanno avuto un ictus cerebrale finalizzando l'attività al recupero precoce della disabilità e meglio ancora cercare di evitare la disabilità. È un'azione innovativa perché si è sempre aspettato di fare la riabilitazione successivamente a 7-10 giorni dall'evento chitale, adesso la letteratura internazionale ci dà delle indicazioni che bisogna incominciare prima possibile, noi siamo in questo momento in grado di poter cominciare subito con un trattamento di alta qualità perché la rete crea questo know-how conoscitivo diffuso e consente quindi di realizzare questo obiettivo. Novità per quanto riguarda alcuni abusivi di Caltanissetta, abusivi che hanno occupato anni fa le case popolari. Assessore Campione, quali novità? Ma le novità sono queste: già stamattina abbiamo incontrato una decina di famiglie che possono regolarizzare il contratto pur essendo abusivi, perché lo sono prima del 2001. Questa cosa è molto importante perché le famiglie si sono dimostrate disponibili a regolarizzare il contratto pagando le more e quindi rateizzando l'affitto che loro pagano regolarmente. Anzi, qualcuno, la cosa che mi ha fatto molto piacere, era contento di questa proposta. Già sono 10 famiglie che insieme, la cosa più importante forse è questa, che l'IACP insieme al comune le riceverà un'altra volta giovedì mattina per regolarizzare assieme. Perché, ecco, e voglio che sia chiaro, anche se che confusione l'abbiamo creata anche noi tutte istituzioni, quasi allo scaricabarile. Stiamo cercando di lavorare insieme, l'ICP, il comune, il prefetto quando viene coinvolto, la polizia e così via. Il primo passo l'abbiamo fatto oggi, giovedì speriamo che riusciamo a concludere questi contratti. Quindi quali sono i requisiti per regolarizzare gli abusivi? Essere abusivo prima del 2001 e a questo punto l'ICP rateizzerà il pagamento del canone e quindi si diventa proprietari effettivi della casa. Si tratta di residenti a Santa Barbara? No, si tratta di alcuni residenti un po' dislocati ovunque, si tratta di residenti delle case popolari, non si tratta soltanto di residenti in quel luogo o in quell'altro luogo. Effettivamente oggi qualche famiglia non si è presentata, non le abbiamo convocate con telegramma, ma ora stiamo facendo una riconvocazione per quelle 4 famiglie che non erano venute, addirittura con il MES. Ma quindi a parte queste 10 famiglie c'è la possibilità che altre rientrino in questi requisiti oppure no? Sì, ce n'è la possibilità, anche perché si sono messi in contatto l'assistenza sociale del comune con l'IACP e hanno detto che ci sono altre posizioni da regolarizzare. Lorenzo Lococo, presidente del Tribunale per i diritti del malato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le liste d'attesa per seguire un esame qui in ospedale purtroppo si allungano sempre di più. In che modo intervenite? Ma cosa occorrerebbe per risolvere definitivamente il problema? Lo abbiamo sempre detto, per risolvere definitivamente il problema, secondo noi ci vuole l'assunzione del personale, perché senza personale il problema non può essere assolutamente risolto. Ieri purtroppo ho visto, non so se tutti avete visto la trasmissione all'Arena di Giletti, e c'era il nostro beneamato presidente della regione, il quale diceva che già al pronto soccorso tutto va bene, tutto a posto.
noi che abbiamo il polso della città possiamo semplicemente dire, senza essere smentiti da nessuno, che la gente soffre, c'è un grosso problema. La soluzione certamente non dipende da noi, dipende dalle alte gerarchie, però la realtà è semplicemente una, che non si risolve mai il problema. Lei ha detto che occorre più personale, ma facciamo un esempio, che tipo di attese ci sono per un esame banale, cioè per un esame semplice però importante ovviamente? Ma abbiamo, ora non siamo molto documentati, però l'ultima documentazione che avevamo, mi pare per la chirurgia vascolare, secondo alcuni esami ci volevano 18 mesi. Non c'è meno di un anno, non parliamo di un'ecografia, di una risonanza magnetica, ci vuole tempo. Un ecodoppler, ecco, io ho l'esperienza personale, io a casa mia dobbiamo fare un ecodoppler, da 7 mesi che siamo prenotati. Ora dico, è normale che la gente debba soffrire? Noi diciamo, essendo i rappresentanti della cittadinanza, se la gente non ha soldi, dico agli altri, alle alte sfere, come debbono fare? Infatti non per nulla 11 milioni di persone sono in crisi, perché non avendo denaro, non avendo soldi, anzi euro, non possono fare gli accertamenti. Questa è la realtà. Siamo molto scoraggiati, ve lo dico con tutta onestà, tutti agiscono, decreti contro decreti, liste, fanno questo, fanno quello, non vi dico decreti, se guardate al computer decreti ce ne sono non venire mai. Poi però elegantemente se ne escono, perché dicono sì, noi abbiamo scritto, noi abbiamo chiesto, Palermo ci boccia perché non ci sono i soldi. E allora che fa? Il gatto che si morde la coda, ci prendiamo in giro. Prendiamo in giro la cittadinanza. La realtà è semplicemente questa, chi soffre è la cittadinanza. Spero che lo capiscano. Io ieri sono rimasto interdetto quando ho sentito il Presidente della Regione all'Arena che tutto va bene. Tanto che ho fatto un'email a Giletti, non so se l'ha letto, dico, ma ci prende in giro il Presidente della Regione, ma ci prende in giro, qua c'è il pronto soccorso, gente che entra immediatamente esce fuori e sta una notte, ma non hanno tolto, perché qua, ecco, pronto soccorso, i medici, gli infermieri lavorano alacremente, ma se manca il personale, come devono fare? Oggi ci sono delle importanti novità per i precari in servizio all'ASP, quali? Allora, noi abbiamo, oggi completiamo un percorso che era iniziato già l'anno precedente, nel 2016, quando abbiamo adottato nel mese di dicembre del 2016, il 7 dicembre con l'esattezza, il provvedimento deliberativo che ha consentito a 240 persone di poter continuare a lavorare nella nostra azienda, di poter essere prorogati fino al 31 dicembre del 2018. Questo percorso chiaramente è un percorso che noi abbiamo già sin da allora individuato come iniziale rispetto a quello che nel 2017 e nel 2018 dovrà avvenire. Nel 2017 il bando per la stabilizzazione per le categorie A e B, nel 2017, fine penso 2017, inizio del 2018, il bando per stabilizzare gli altri lavoratori appartenenti alle categorie C e D, ma quest'ultimo passaggio necessita di una autorizzazione assessoriale. Però l'altro impegno che noi ci eravamo assunti e che oggi si concretizza con l'adozione di un provvedimento deliberativo è quello della integrazione oraria. L'integrazione oraria che non è un'integrazione fine a se stessa, è un'integrazione che consentirà principalmente all'azienda e anche ai lavoratori di dare un maggiore supporto a quelle che sono tutte le azioni prevalentemente di carattere amministrativo, perché in questa integrazione ci rientra pure personale del ruolo tecnico e ausiliario, e soprattutto in quegli uffici che si è registrata una notevole carenza di personale dovuta ai pensionamenti registratisi negli ultimi anni e in particolare alla impossibilità da parte dell'azienda di poter procedere a delle assunzioni tramite concorsi o anche con incarichi a tempo determinato per il ruolo amministrativo. A quanto verrà aumentato il monte ore? Quindi aumenterà anche lo stipendio? Sì, il monte ore è
per la stragrande maggioranza dei lavoratori, sono, se non ricordo male, 170, aumenterà da 24 a 36 ore e conseguentemente aumenterà anche il trattamento economico retributivo per le residue ore che saranno chiaramente oggetto di integrazione. La presentazione dell'aspirante primo cittadino di Niscemi è stata ufficializzata a Roma nel corso dell'esecutivo nazionale dell'Italia dei Valori, durante il quale il segretario nazionale Ignazio Messina ha chiesto a Giuseppe Rizzo di rappresentare il DV. La nostra priorità sono i cittadini e vorremmo mettere un accento sulla questione della legalità. E Rizzo è un uomo che per competenza, lealtà e moralità costituisce una garanzia non solo per Italia dei Valori ma per Niscemi. Nel vertice nazionale al quale hanno partecipato i senatori dell'IDV e la delegazione siciliana, composta dal segretario regionale Salvatore Messana e dal dirigente Salvatore Mammola, sono stati anche fissati dei paletti in ordine alla linea politica che si adopererà per creare un'alleanza politica che vinca, governi e che dia garanzie di affidabilità alla comunità di Niscemi, in termini di alternatività di metodo rispetto al governo attuale. Si auspica che la proposta venga condivisa da tutte le forze del centro-sinistra, con le quali si spera di dialogare in una logica di totale discontinuità rispetto alle esperienze amministrative precedenti. Si impegnano inoltre tutte le forze politiche che aderiranno alla nostra proposta a comporre le liste nel pieno rispetto del codice etico. Da oggi DV a Niscemi è ancora più forte e diventerà ancora più protagonista. La scelta del candidato sindaco nella persona di Rizzo ci riempie di orgoglio, convinti come siamo delle qualità morali e politiche di cui è portatore, dichiara Ignazio Messina. I poliziotti del reparto prevenzione crimine Sicilia Occidentale di Palermo, aggregati a Caltanissetta per servizi straordinari di controllo del territorio, nel corso di un posto di blocco eseguito nel comune di San Cataldo, in via stazione angolo SP6, hanno proceduto al controllo di una Peugeot 206 con a bordo due giovani. Dalla perquisizione il passeggero, un 24enne sancataldese, è stato trovato in possesso di 4,1 grammi di marijuana e uno spinello già pronto per l'uso. Il giovane è stato segnalato alla locale prefettura per la violazione amministrativa dell'uso di stupefacenti. La marijuana è stata sequestrata. I carabinieri del reparto territoriale di Gela hanno denunciato una guardia giurata gelese di 36 anni per possesso di segni distintivi contraffatti. Durante il controllo del territorio i militari hanno notato dalla vettura del giovane una paletta segnaletica catarifrangente con indicazione polizia giudiziaria. Sottoposta a controllo i carabinieri hanno scoperto che l'uomo non aveva titolo per detenerla. Per il vigilantes è scattata la denuncia a piede libero per il delitto previsto dal codice penale, nonché il sequestro della paletta illegittimamente detenuta. Al programma di Rai 1 L'Arena, condotto da Massimo Giletti, si parla dei vitalizi dei deputati regionali e tra gli ospiti c'è il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, per il quale in Sicilia vanno aboliti. Ma io non ho una maggioranza e non posso agire, dice il governatore, che promette di parlarne con il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone. Sono presidente, aggiunge Crocetta, nella regione più canaglia d'Italia. Poi il discorso scivola sul contributo di solidarietà per le pensioni d'oro e il conduttore afferma che in Sicilia non è stato applicato. Se su base volontaria, osserva Crocetta, non lo faranno mai. Ardizzone reagisce a distanza e annuncia querela nei confronti di Giletti. Poi si scaglia contro il governatore che non ha difeso la Sicilia e parla di conflitto istituzionale. In questa legislatura, ha twittato Ardizzone, i costi dell'ARS sono diminuiti di 20 milioni. E ancora, all'ARS ha applicato il contributo di solidarietà su vitalizi e pensioni come in altre regioni. E ha aggiunto, l'ARS costa 155 milioni all'anno perché paga 60 milioni di pensioni che in altre regioni sono a carico dell'INPS. Su Facebook Ardizzone ha attaccato anche Crocetta. Da Giletti ha scritto ancora bugia e faziosità. Il contributo di solidarietà è stato applicato come in tutte le altre regioni. Dispiace che il presidente della regione si presti al massacro della sua terra. Si apre un problema istituzionale non indifferente. Convocherò il Consiglio di Presidenza per martedì alle 10 per le necessarie determinazioni.
Ardizzone ha ribadito che sarà presente all'Arena solo insieme ai presidenti del Senato, Piero Grasso, e della Camera, Laura Boldrini, visto che la materia previdenziale è di competenza esclusiva del Parlamento nazionale. Non ho attaccato l'Assemblea né il presidente Giovanni Ardizzone, dichiara Crocetta, anzi ho difeso l'ARS, spiegando che le pensioni costano di più solo perché l'Assemblea è nata nel dopoguerra, mentre le altre regioni molti anni dopo. Ma come si può parlare di conflitto istituzionale sulla base di un dibattito in televisione? Forse si potrebbe parlare di dibattito politico, ma questo attiene alla libertà d'opinione. Io non mi sottraggo al confronto in TV preferendo Twitter o i comunicati stampa, aggiunge Crocetta. Io vado in TV per difendere la Sicilia, anche polemizzando. Non temo mai il confronto, come ho dimostrato anche sulla vicenda dei disabili, sulla quale non ho certo ricevuto solidarietà dalle altre istituzioni. Avrei aperto un conflitto istituzionale per cosa che non ho detto o per non avere difeso cosa? Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha un nuovo incarico, membro del comitato di gestione per il Fondo Speciale della Regione Sicilia. Il direttore della Casa delle Culture e del Volontariato, Filippo Maritato, ritiene opportuno un incontro per progettare e programmare nuove iniziative affinché il volontariato in città, che è stato ed è una fonte di aiuto per la comunità, permetta alle istituzioni di creare un dialogo costruttivo. Difatti le associazioni sono la base della vita quotidiana, conoscitrici di tutte le esigenze di povertà, di bisogno, di emarginazione e integrazione, soprattutto con gli immigrati e i bisognosi. Per tale ragione il sindaco Giovanni Ruvolo incontra tutte le associazioni lunedì 6 marzo alle ore 17 presso la Casa delle Culture e del Volontariato di via Xiboli 310 a Caltanissetta. In questa occasione vi sarà la possibilità per le associazioni che desiderano partecipare di esporre le problematiche sociali che caratterizzano la città e sarà allo stesso tempo un'occasione per proporre nuove iniziative.